situazione adesso interroghiamo. Ci siamo? Dicevamo prima che Yahweh ha avuto in assegnazione parlare di peccato, cioè quanto pecca il difetto genetico. Allora, di unione sessuale tra gli Elohim e le femminucce parla anche la Bibbia, capitolo 6 della Genesi, quando dice che i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam erano appetibili, si unirono con loro e fecero dei figli. Quindi intanto dovremmo dire, non c'è più, tanto dovremmo dire quello che c'era scritto prima qui, che Dio aveva dei figli, perché se sono i figli degli Elohim, se l'Elohim è Dio, Dio aveva dei figli, e questi figli si uniscono con le figlie degli uomini. Dico per inciso che quelli che sostengono che Elohim significhi Dio, in quel caso lì dice che non lì si riferisce ai legislatori, cioè Elohim lì, lì vuol dire legislatori, giudici, vabbè. È chiaro, no? Che se uno si inventa una teoria, poi prende un testo e nelle parti in cui quel testo non corrisponde alla teoria lo cambia, cioè comunque gli mette i significati che vuole. Facciamo con Tex Willer e facciamo esattamente la stessa cosa. Allora, si uniscono sessualmente, fanno dei figli che si chiamano Kipporim, che vuol dire uomini famosi, uomini potenti. Questa cosa in effetti, da quel che par di capire, non doveva avvenire, cioè nel senso che questo incrocio, questo imbastardimento non piaceva ai capi, nel senso che le due specie dovevano rimanere separate. Tra l'altro lì c'è per esempio un e quindi se vogliamo con più che peccato è il contravvenire ad una regola, cioè noi siamo i dominanti, quelli sono i dominanti, noi con quelli non facciamo nessuna commistione, cioè, no? E quindi questo ed è tutto sommato anche dal punto di vista dei dominatori comprensibile, no? Ok. In fondo anche molti nostri colonizzatori non si univano con i popoli colonizzati perché li tenevano ovviamente sottomessi e li disprezzavano, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro in quel passo, sempre nel capitolo 6 della Genesi, c'è scritto che in quel tempo, cioè quando avvenivano queste unioni, sulla terra c'erano i Nefilim. Nefilim, che è il termine che anche i greci hanno tradotto con gigantes, che vuol dire insomma i giganti. E dice, e c'erano anche dopo. Che non, però non dice che i giganti sono i figli di questa unione, perché i figli di questa unione sono i Kipporim, non i Nefilim. E c'erano i giganti. Dicevo prima che ci sono ancora oggi degli esegeti che per esempio cambiano le vocali messe dai masoretti. Per esempio, tra questi esegeti ci sono quelli che dicono no, lì in realtà non c'è scritto Nefilim, ma si rifanno alla radice afal, che riguarda l'abortire, e dice in realtà si dice che lì in quel periodo praticavano gli aborti. Cioè praticavano gli aborti selettivi per cui facevano nascere dei maschi, mi pare eliminavano i maschi, facevano nascere solo femmine. Quindi per dire che cambiando le vocali al termine Nefilim, giganti diventa aborti. Ok? E lo fanno esegeti attuali in rete, eccetera, danno tutta la loro interpretazione di questo passo qui. Quindi per dire che basta cambiare le vocali e tanto per cambiare si cambia tutto. Il che anche mi fa dire che se loro stessi considerassero la Bibbia un libro sacro, non lo toccherebbero. Se uno lo cambia è perché di fatto non lo considera sacro. Quindi tutti quelli che si sono scatenati quando ho pubblicato il titolo del mio libro a dire ah, come si permette di, ma sono gli stessi loro che cambiandolo all'interno vuol dire che non lo ritengono sacro, perché ciò che è sacro per tabù, per definizione è un tabù, cioè non lo si può toccare. E quindi se si ritengono liberi di toccarlo vuol dire che è uno dei tanti libri, come in effetti è. Lì, in quel passo lì, c'è una cosa interessante.
A un certo punto c'è scritto che l'Elohim dice: io non continuerò a contendere con l'Adam, in fondo è solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. E lì c'è un termine che sapete se scrive a destra e a sinistra, Beshedum, che i masoreti hanno vocalizzato in Beshagam, che vorrebbe dire in che sono, e poi passare, cioè che sono carne, in che sono carne. Quindi io non continuerò a contendere con gli Adam in che sono carne, cioè perché in fondo sono solo carne, e quindi la sua vita sarà di 120 anni. Invece c'è un docente dell'università di Beirut, il professor Salibi, che dice no, qui la vocalizzazione, la divisione fatta dei masoreti è sbagliata, perché in realtà qui bisogna dividere diversamente, cioè bisogna dividere qui, ed è Be-Shagam, e dice che questa qui è una radice semitica, cui fanno capo sia l'ebraico che l'arabo, che significa versare i liquidi organici. E quindi lui dice che lì c'è scritto che gli Elohim dicono: noi non arricchiremo più l'Adam con versare il nostro liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Cioè, si dice che lì, secondo questo docente dell'Università Americana di Beirut, gli Elohim hanno preso la decisione di interrompere l'apporto del loro patrimonio genetico. Quindi noi non daremo più il nostro sperma agli Adam, e quindi la loro vita si accorcerà. Questa cosa qui è riscontrabile di nuovo nella Bibbia, perché prima di questa decisione avevamo i cosiddetti patriarchi che vivevano fino a 800-900 anni. Da quel momento in avanti, nelle Bibbie che avete in casa, vedete che la vita passa 600, 500, 400, 300, 200, fino ad arrivare a 100 e qualcosa, per esempio i 120 di Mosè, eccetera. Quindi in realtà lì, allora, ci sarebbe stato il periodo delle unioni, quindi loro davano patrimonio genetico loro. A un certo punto dicono: adesso basta, cessa l'apporto di patrimonio genetico, e la vita dell'uomo, la vita di quella discendenza, diciamo così, di quel gruppo, scende drasticamente nel tempo, perché viene sempre meno il patrimonio genetico dato da questi qui. Ok? Ho risposto? Dicevo prima che Yahweh avrebbe avuto in assegnazione Giacobbe, e quindi i discendenti di Giacobbe, quindi i cosiddetti 12 patriarchi, cioè i capi delle 12 tribù di Israele. Se leggete attentamente la Bibbia, vedrete che fate i conti, ogni volta che si nominano le tribù di Israele, fate i conti, vedrete che qualche volta sono 8, qualche volta sono 9, qualche volta sono 10, qualche volta sono 11, 12, 13, poi alla fine si arrivate a 12. Vi dicevo anche prima del Pentateuco, no? Che è il nucleo della Bibbia. Dovete sapere che nel corso della storia c'è stato un momento in cui il Pentateuco non era un Pentateuco, ma era un Esateuco, cioè erano 6 libri. C'è stato un momento in cui erano 7, c'è stato un momento in cui erano 8, e poi dopo hanno deciso che era Penta, cioè che era 5. Quindi anche lì, insomma, c'è sempre qualcuno che decide a tavolino come devono stare le cose. Allora, Yahweh avrebbe avuto in assegnazione Giacobbe, che poi cambia nome, no? Dopo aver combattuto con un El, cambia nome, diventa Israele. Però nella Bibbia c'è scritto che a un certo punto questo Yahweh va in terra di Shinar, cioè va in Ur dei Caldei, quindi in terra di Sumer, e va a prendersi Abramo. Si prende Abramo, non la famiglia di Abramo, nel senso che lì vivevano il padre di Abramo, Abramo e due fratelli. Lui va, si piglia Abramo e gli dice: tu vieni a combattere con me
tu vieni con me perché ci andiamo a prendere pezzi sulla terra di Canaan. Quindi Yahweh si sceglie un individuo di una famiglia. Gli altri componenti di quella famiglia rimangono là dove sono e mai e poi mai si sognano di seguire Yahweh. Seguono gli Elohim che governano là dove loro rimangono, cioè diciamo in Mesopotamia, nella terra dei due fiumi, quello che era appunto conosciuto come Sumer, che la Bibbia conosce col termine Shinar, che è il Sumer della Bibbia. Se leggiamo il capitolo 14 della Genesi, vediamo che appunto che nel territorio di Canaan si combattevano delle guerre per le conquiste dei territori, e si dice anche che c'erano dei pezzi che da decenni erano, cioè che da molto tempo erano sotto il controllo dei signori di Shinar, cioè sotto il controllo dei territori dei signori che governavano la terra di Sumer. Allora Yahweh si prende Abramo e se lo porta via, gli altri rimangono là e non si sognano minimamente di mettersi al servizio di Dio, perché appunto è abbastanza chiaro che Yahweh non è Dio. Allora, questi Abramo con i suoi aveva un esercito di circa 300 persone, non era un pastorello, Abramo, se è esistito era un condottiero militare che aveva un suo esercito, va, combatte e poi di ritorno da una di queste guerre si incontra con Melchizedek, forse l'avete sentito nominare, che vuol dire Melchizedek, cioè re di giustizia o re giusto, che nella Bibbia dei Masoreti si dice era un Kohen degli Elohim, cioè un Kohen vuol dire un sacerdote. Poi se abbiamo tempo vi leggo una cosa sui sacerdoti. Sacerdote, cioè il termine Kohen non significa sacerdote così come lo intendiamo noi, nel senso che i sacerdoti non è che si occupavano delle anime dei fedeli, tanto perché non c'erano fedeli, intanto perché il discorso dell'anima era l'ultima cosa di cui si interessassero tutti quei signori lì. Nel libro del Coelet, nel capitolo 3, si dice che gli uomini sono uguali agli animali, quando muoiono finiscono nella cenere sia gli uni che gli altri, e si dice che l'uomo, capitolo Coelet 3:19, e si dice che l'uomo non ha nulla in più rispetto all'animale. Quindi comunque i sacerdoti non si occupavano dell'anima. Si occupavano, cioè governavano per conto dei comandanti, e si dice che Melchizedek era Cohen per conto diretto di Elion, non di Yahweh, ma di Elion, cioè di quello che sta sopra, del comandante. Tant'è che Abramo si deve presentare a Melchizedek, si presenta a Melchizedek, il quale, come dire, gli dà una benedizione per conto di Elion, un po' come se Abramo andasse a chiedere un imprimatur, no? Come dire, cioè Yahweh comunque lo porta lì, e quindi sarebbe un po' come dire vabbè, vado a farmi accettare dal grande capo. E la cosa interessante è che nel testo dei Masoreti c'è scritto che Melchizedek era Cohen degli Elohim, in particolare di Elion. Nei testi di Qumran più antichi c'è scritto che Melchizedek era un Elohim, cioè era uno di loro che lavorava alle dirette dipendenze di Elion. Siccome ovviamente nella teologia dei Masoreti non ci poteva essere un altro da definire Dio, allora hanno trasformato Elohim.